gli zombie nei film non parlano. È un casino parlare con tutto sto lattice in faccia che tira. Non riuscirò mai più a togliermelo, non riesco a togliermelo dalle mani, figuriamoci dalla faccia. Ci vediamo così anche la prossima volta. Oggi è martedì grasso, oltre ad essere il mio compleanno, quindi ho pensato che un video in maschera ci stava bene. Ovviamente doveva essere una maschera horror, perché voglio parlarvi dell'horror in TV e di American Horror Story. Premessa: l'horror viene snobbato dalla critica fin dagli albori. Capolavori dell'espressionismo tedesco come Il gabinetto del dottor Caligari o Nosferatu di Murnau vennero riconosciuti per il loro valore artistico ma fortemente contestati per le tematiche. Da sempre il cinema, la TV e anche la letteratura, basti pensare alla parodia fatta da Jane Austen con Northanger Abbey, considerano l'horror un genere minore, di basso livello, con storie che non sono degne di essere raccontate né ascoltate. Se volete dare una ripassatina alla storia dell'horror sia in cinema che in TV, date un'occhiata a questo link. I film horror sono sempre stati bollati come di sia veramente lo scenario peggiore, la realtà che ispira gli autori dell'horror, o l'horror che supera in brutalità la realtà, io voto per la prima che ho detto, è destinato a continuare in eterno. Ogni volta che uno psicopatico afferma di aver seguito le gesta di un personaggio cinematografico o televisivo, sociologi e psicologi tornano in campo per un'eterna battaglia. Per come la vedo io, che due cosine su psicologia e cinema le ho studiate, un film horror può influenzare una mente in attesa di un fattore scatenante tanto quanto può farlo la pubblicità del Mulino Bianco. Ecco perché, da profonda conoscitrice e amante del genere, ho deciso di parlarvi di American Horror Story, che ha contribuito a restituire nobiltà al genere sul piccolo schermo. Dopo il premio Oscar Alan Ball e il suo True Blood, di cui abbiamo già parlato, dopo The Vampire Diaries, un'ottima serie che è davvero ben realizzata e di cui vi consiglio la visione, dopo Teen Wolf, una piacevole sorpresa, dopo lo slasher movie approdato in TV grazie ad Harper's Island, American Horror Story ricorda i tempi di Twin Peaks e fa parlare di nuovo di horror d'autore. Finalmente. Non voglio rivelarvi nulla sulla trama o sui personaggi che possa compromettere la visione della serie o che possa rappresentare per voi uno spoiler. Perciò mi limiterò a darvi tre ragioni per le quali vi consiglio di vedere la serie. Numero 1. È un'enciclopedia dell'horror. Vi basta guardare la sigla, che è talmente inquietante che perfino io ogni tanto la salto, per capire che siamo di fronte a un'opera confezionata da qualcuno che profondamente conosce il genere. Il classico tema della casa stregata viene rielaborato ed aggiornato. I fantasmi si mescolano con la carne e con il sangue. Lo humor nero viene dosato, alternandolo a sequenze davvero spaventose, con personaggi inquietanti ed una serie infinita di citazioni che chiariscono definitivamente la differenza fra omaggio e scopiazzatura. American Horror Story è una serie senza fronzoli, coraggiosa, che non ha paura di sperimentare né di mostrare tutto ciò che ritiene fondamentale dal punto di vista della narrazione e ai fini dello svolgimento della trama. Qui siamo ai livelli di Twin Peaks. L'orrore scorre sotto la superficie, fino all'esplosione finale che ci racconta la distruzione del sogno americano. Addio casetta con prato curato, vicini che sfornano torte di mele e staccionate dei suoi personaggi. Personaggi che ti sorprendono, ti spiazzano, personaggi complessi che riescono ad essere imprevedibili perfino quando sono imbrigliati nella banalità, come accade volutamente al personaggio di Ben. La storia della famiglia Harmon, Ben, Vivian e Violet, che si trasferiscono a Los Angeles per iniziare una nuova vita dopo un periodo molto difficile, fa scoprire loro che i peggiori incubi possono diventare realtà. E lo fa attraverso la casa, che è la vera protagonista della serie, insieme ai fantasmi di tutti coloro che l'hanno abitata precedentemente. La serie si regge sull'interpretazione dei protagonisti, ma anche e soprattutto su quelle dei personaggi di contorno. Quando conoscerete Constance, che vi sconvolgerà, vi turberà, vi inquieterà, non potrete fare a meno di amarla. E perderete la testa anche per Tate, uno dei migliori personaggi visti sul piccolo schermo negli ultimi anni. E tanti altri personaggi di cui non posso parlarvi per non rovinarvi sorprese. Numero 3. La sfida. Ogni episodio rappresenta un tassello del puzzle e si apre con un flashback che ci racconta un pezzo della storia della casa e dei suoi inquilini. Alla fine possiamo mettere insieme i pezzi del puzzle e scoprire finalmente chi sia, in quale condizione e perché. Anche qui, come per i personaggi, non scendo in dettagli per evitarvi spoiler. Posso dirvi però che la serie è infarcita di quei colpi di scena che prendono la narrazione e la spingono in un'altra direzione, destabilizzandoci, ma soprattutto costringendoci a rivedere tutte le nostre teorie. Sì, una serie horror è anche in grado di farci pensare, perché il tema è sempre quello. C'è qualcosa oltre la morte? E quello che c'è,
È confortante o spaventoso? Ce lo meritiamo? Oppure veniamo puniti? American Horror Story sfida continuamente lo spettatore. Lo sfida a capire la vera natura dei personaggi, ma soprattutto lo sfida a toglierseli dalla mente, per evitar loro di affollare i propri incubi una volta che abbiamo visto la sigla di coda. Bene, finito! È ora di pranzo! Pim pam! Vieni dalla mamma! Alla prossima!